Antonella Laricchia sale sul palco in via Sparano dopo i candidati al Consiglio regionale. L'isolato è pieno per metà, i 5 Stelle non hanno voluto rinunciare al comizio in piazza, anzi all'agorà, come la chiamano da queste parti, perché anche il pubblico partecipa. Laricchia parla subito di reddito di cittadinanza regionale. Prima di lei i candidati consiglieri hanno concentrato l'attenzione su scuole e sanità. Niente previsioni sul risultato finale. Lei dice che anche un solo 5 Stelle in consiglio può cambiare le cose e con altrettanta diplomazia risponde così a chi la indica come possibile sorpresa delle urne pugliesi. Non siamo ancora entrati in consiglio regionale e già stiamo mettendo luce sulle liste degli avversari. Loro non sono ancora entrati in consiglio regionale e già la Digos si indaga su di loro. In questo senso siamo la sorpresa per i pugliesi, siamo quelli che porteranno trasparenza ed efficienza, perché con la trasparenza e l'onestà automaticamente viene fuori l'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse. Quanto a ipotesi di convergenze dopo il voto è chiara. Noi abbiamo un programma molto chiaro, in 20 punti, qualora insomma gli altri candidati dovessero ritenere di buon senso le nostre proposte saremo ben felici sempre di collaborare sulle singole proposte, esattamente come facciamo in Parlamento.